un orco che sta accarezzando la criniera di una cavalla. La criniera! Quella sopra? No, solo, c'è solo una criniera, non c'è solo... La una è che cavallini! Lui che la guarda con questi suoi occhi marroni bulbosi, questi denti sporgenti, e lei che con questa dentiera lì fuori sta guardando e nella maniera più suave lo guarda e gli fa: come posso competere? Allora io mi avvicino a passi lenti alla coppia, non impugno armi, c'ho l'ascia sulla schiena, ma non sto facendo niente. Mi avvicino con aria molto seria, guardo Saverius dritto negli occhi e gli faccio: tu la ami? No. Che pronto. È solo terzo, Andrea. E allora perché? Perché tutto questo? Perché no, Andrea? Ha perso i mani. Oh, basta. Perché ci ha fatto solo allontanare, solo dolore. Ho perso l'amore della mia vita e il mio mezzo di trasporto in una sola notte. Andrea, io capisco che non so perché nel tuo background hai messo che mi hai lasciato perché ho copulato con una cavalla. Perché no? Ma hai ucciso mio fratello. Ah, Albert, c'è ragione, è una brutta cosa. Tiro fuori l'ascia che è la carcassa di mio fratello. È vero, padri, è stato papà antipatico che ha ammazzato il fratello e nessun altro avrebbe fatto una cosa del genere. Faccia da cazzo. Sono cose che possono capitare. La luce era spenta, il momento era propizio. C'era lì tuo fratello e mi è sfuggita l'ascia in fronte. Era un po' rancoroso, mi avevi fatto fuori la cavalla. Sai che ti dico, Saverius? Ho passato notti e notti in una clinica a piangere e a pensare a quello che mi avevi fatto, a desiderare solo vendetta. Ma adesso, E indico gli altri. grazie ai miei amici, ho scoperto che Ciao. l'odio che provo per te non mi deve definire. Io sono me stessa. Quindi, sai che ti dico, Saverius? Io ti perdono. E il master butta altre pagine di Allora, avventura. allora, no, beh, no, no, chi è andato? No, no, dai, mi dispiace, aspetta, c'è una nuova parte. Hai fatto reggimentare il master. Hai fatto quittare. No! Ci ha stuzzicato tutto. Che ha ammazzato 150 persone insieme. Tu l'hai fatto Raga, un questo no, aspettate, aspettate. è proprio un classico video da Rage Quit, devo dire, su YouTube, la gente che sblocca i videogiochi, fa boh boh col monitor che vibra e poi sparisce la connessione. Hai squittato il master. Andrea, cin cin, grande. Bravo. Ma non è finita. Eccolo, eccolo. Ciao, Però Nico. stai calmo, Allora, L'ho non è rimesso al suo finita. posto. La cosa più bella del gioco di ruolo controllo. No, la cosa più bella del gioco di ruolo è rimanere sorpresi dai propri giocatori. È la cosa più bella, perché il master scrive e va tutto quanto in bacche. Però dopo un tot di sessioni inizia a conoscere, adesso gli metto questo, gli metto quello, li faccio triggerare. Cioè, No. io posso capire, guarda, c'è cioè, Sneaky, perché stasera va il cappellino Ricky, quindi gioca, gli dà il 300%, sono rimasto a bocca aperta. Ma cioè, ti ho messo l'orco, che
che ti ha tradito con la cavalla, la cavalla che si fa, cioè, ho scritto le stat, l'orco, la CA, la cavalla, la che facevano l'attacco combinato, saltava addosso. Io, ascoltami, io dopo aver affrontato me stessa la scorsa sessione, io sono cambiata. Però c'è un fatto. La mano migliore. Aspetta, c'è un fatto però. C'è un fatto. Che io mi avvicino a Saverius per abbracciarlo, per suggellare questo bel momento, e molto sottovoce gli bisbiglio. Sai qual è il problema, Savè? È che io ti perdono, ma mio fratello no. E gli chiavo lascia in testa. Ma era ovvio che andava così. No, era stato tutto così bello. Perfetto. Non si vede neanche che fai un tiro per colpire. Perché Saverius ti guarda con una lacrima. Tu mi hai perdonato. Me lo merito. Vedi che ti mostra il collo, la tua ascia sta per cadere, ma in quello dal nulla la cavalla si butta nel mezzo e cardinetto, la testa della cavalla vola. Il padrino. Esatto. Pensavamo tutti alla stessa cosa. Finisce sul letto di un impresario. La cavalla cade al suolo, morta. Saverius la guarda. Guarda te, è inerme. Posso aver nascosto la cavalla? No. Dai. Io preparo i cavi. Io lo guardo, indico l'ascia che c'è ancora la carcassa di mio fratello infilata dentro e gli faccio. Adesso siamo pari. Mo te perdono. Vai bello, vai. Non volete usare l'elettricità sulla cavalla, vero? No, vorrei. Senti, no. Ce l'ho del lago e del filo? No, aspetta, ci devo fare una cosa qua adesso. Dai. No, che ci vuoi fare? Dipende, ragno, per cosa? Vorrei. Non puoi tagliarti a metà e diventare un cazzo di. Magari lo faccio dopo, però. No, no, puoi diventare un centauro. Devi cucire la testa del cavallo e ridargli vita con l'energia di corrente. Cosa vuoi ci fare? Sto. Uscire la testa un di cavallo e ridargli vita con l'elettricità di Kren. Come dirti di no? Io prendo punti. Dai. No, così io prendo no. Voi date ragno ricuce la testa della cavalla, Kren gli dà energia, la cavalla sì, torna. Fare. Saverius salta sulla cavalla, guarda Andrea e impennando sulla cavalla con lo sfondo la luna. Questa testa che fa un po' così. Grazie, tiene di nuovo il tema la testa e cavalca. Nicola, io esaltato da questo successo della scienza e della ricerca, mi volto verso Andrea e gli grido: Andrea, passami l'ascia con tuo fratello! Ma sai che c'è? Io gliela mosso! solo per far soffrire Nicola! Serve energia? Io vorrei morire in questo momento. La vita reale! Sto improvvisando tutto perché se proprio io ho scritto così mi state facendo così. Però prima di fare questa cosa mi rivolgo serissimamente ad Andrea, questa è una scienza sperimentale, non ti posso garantire il risultato di riportare in vita tuo fratello e quindi questo potrebbe essere un trauma per te. Comunque vada, è molto probabile che sia che tuo fratello torni in vita o che non torni in vita, che la tua ascia verrà distrutta. Quindi valuta se preferisci tenere l'ascia o magari riportare tuo fratello in vita. Io non so neanche cosa volete fare, quindi a questo punto gioco anch'io. Ma onestamente, un'ascia che corre. Mio fratello sorpreso dal fatto di avere un'ascia che gli esce dalla testa è una proprio...
Nicola, mi dispiace, io ho cercato di creare una via d'uscita, però proviamo a ridar vita all'ascia. Giustamente in chat dicono l'ascia o raddoppia. Ma che cazzo devo dire? Certo, vi ho mai detto di no, cioè nel senso sono robe che ci portavano all'arresto. Andrea, come si chiama tuo fratello? Patrizio. È dall'inizio della campagna, ve lo dico. Vedete che l'ascia inizia a muovere un pochettino la bocca. Cosa muove? Sono un genio! Io sono un genio! Andrea, come parla Patrizio? Io sono una batteria. Patrizio ha una voce molto soave. Cantava nel coro della parrocchia degli Erici sotto casa. Beh, ti posso assicurare che adesso è il top delle voci bianche, perché non c'è più nulla proprio, cioè nel senso... Andrea! Padre, bello di casa, quanto sei bello, te sei dimagrito. Mi spieghi che cazzo hai fatto? Ma niente, sai, ho viaggiato, ho conosciuto persone... No, non me ne frega un cazzo di quello che hai fatto tu, quello che hai fatto a me! Oh, ricordi il nostro cane Pluto? Chiama Pluto! Sono una cazzo di ascia, Andrea! Sto soffrendo! Non ho occhi! Non so perché riesco a parlare! Ma, Patrizio, non ti servono... Sono un figurino! Non ti servono gli occhi quando hai gli occhi del cuore! È la spada canterina! Questo è peggio della puntata dei Full Metal Alchemist. Sono il tuo padrone. Ti ho riportato in vita io. Sono il mio genio. Prego, uccidimi. Ma è l'ascia canterina di coso? Di come si chiama? Di Roger Rabbit? No, la spada. Io propongo un lascio una spada. La spada. Saverius. No, Saverius, scusami. Albertus mi ha ucciso. Su ordine di Saverius, Andrea. E tu che cosa hai fatto? Niente! Questo non è niente, stella di casa. Ma allora facciamo un patto. Tu stai soffrendo, giusto? Sì. Io ti dico che le esperienze che mi hanno forgiato fino a questo momento mi hanno insegnato che la vita è sempre preferibile alla morte. Se alla fine di questa giornata non avrai scoperto il valore della vita, ti ucciderò con le mie mani. Andrea! Ti rendi conto che sono un cazzo di mezzo scheletro con una lama nella testa? Non è meraviglioso? Sì. Puoi dargli delle scosse per costringerlo a obbedire al nostro volere, grazie. Vaffanculo! Ma se scossi si può fare tutto. Perde punti feriti. Io odio riprendermi, ma penso ho tanti personaggi. Penso che lancerò una palla di fuoco su tutti voi nel giro dei prossimi due minuti. Vabbè, ma è la stupida cosa che abbiamo riportato in vita. Deve obbedire ai nostri ordini, alla nostra creatura. Tra l'altro, stando al disegno di Lorenzo Magalotti, sto signore non c'ha le gambe, quindi io lo prendo e lo sollevo. E faccio... Tranquillo, padre, tranquillo, è tutto a posto. Ma guardate, è un'ascia senza gambe che canta e parla. Praticamente la spada di Harry. Sì. È la spada di... Sì, anche. No, io sono Patrizio! Vaffanculo! Hai sempre spaccato, Patrizio!